Ciao ragazzi, con questo video vorrei rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto per chiedermi pareri sulla pista denominata il Geco del nostro campione del mondo Moto3 2019, Lorenzo Dalla Porta. Quindi cercherò di rispondervi a tutte quelle domande tecniche, diciamo così, che mi avete fatto. Insieme a me a provare questa pista c'erano altri due piloti del campionato italiano, miei avversari. Ma amici fuori, e uno si chiama Yuri Menchetti, l'altro Lorenzo Sommariva. Quindi mettetevi comodi e guardate questo video, spero vi piaccia. Guarda un po' chi c'è. Sommariva? È sparito? Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Oh, Cosa ti dicevi? è arrivato anche lui, è arrivato. Insomma, È ce l'ha un fatta. video, È che è? un video, è È un video. un video. Ah, ciao a tutti. Tosta! La pista è molto divertente, molto tecnica, faticante e diciamo che come allenamento è ottimo, un po' piccolina, stretta, ma divertente. Bene, come avete potuto vedere, la pista di Montemurlo è una pista molto piccola, tecnica e quindi allo stesso tempo molto faticosa. Ti allena molto fisicamente e comunque anche tecnicamente è molto impegnativa. Tutte queste curve destra-sinistra continue non ti danno modo di respirare e quindi ti affaticano molto. Questo è ottimo per chi vuole allenarsi in moto, ma magari non ha tutta questa possibilità di poter andare sempre in piste grandi come può essere un Mugello, Misano o quant'altro. Ad ogni modo, è un ottimo allenamento invernale per chi possiede una moto ovale, bucce o quel che sia, una pit bike, un piccolo motard. L'ambiente è molto amichevole e il proprietario Massimiliano Dalla Porta, quindi il padre di Lorenzo Dalla Porta, è molto socievole e scherzoso da buon toscano. Accoglie le persone nella miglior maniera possibile. Il posto, diciamo, è un po' ristretto, non c'è tanto spazio per parcheggiare tante macchine, però a noi interessa comunque divertirsi in pista, quindi la pista te lo permette e a tutti gli effetti ti aiuta veramente tanto a crescere tecnicamente. Consiglio a tutti di andare a provare questa pista. Con l'occasione saluterete il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta. Che dire, vi auguro una buona visione, continuate a seguire il mio canale YouTube e a seguire anche le mie pagine social Facebook Giovanni Menduni hashtag 86, Instagram GM underscore official page. Ci vediamo presto in pista. Ciao a tutti.